si portano, o si portano via o si rimane con loro. Quando hai percepito, Andrea, che realmente la tua vita era in pericolo, perché in realtà così è stato? Ma sì, c'erano questi eventi di guerra, si parlava già, insomma, però non si sapeva se invadevano, se non invadevano, finché poi l'11, intanto io ho iniziato a fare scorte, credendoci e non credendoci, questo ci ha un po' salvato la vita per 3 settimane. E l'11, il 24 febbraio alle ore 11 passarono dei caccia russi sopra il rifugio e da lì hanno iniziato a bombardare, da lì ho iniziato a sentire i veri rumori della guerra, quelli che poi sentivo nei film, no? E non avevo mai sentito i rumori di bombardamenti. E per la prima volta nella mia vita invece cominciavo a sentire i rumori veri dei bombardamenti, della guerra, degli aerei, degli elicotteri che sparavano. Insomma, ci siamo trovati, perché parlo anche perché c'erano tre donne lì che lavoravano al rifugio e sono rimaste anche loro bloccate lì, e ci siamo trovati in una guerra che poi non è una guerra mia alla fine, però io ci sono in mezzo. Hai mai avuto paura di non farcela? Ma sì, diverse volte, perché comunque sono arrivati, a parte gli aerei che passavano e bombardavano, e tante volte ho avuto paura, c'è stato anche un momento dove volevo scappare, però poi alla fine guardavo gli animali e erano i momenti dove ero veramente in crisi, dove vedevo che non riuscivo neanche a, avendo la responsabilità, no, di questi animali, di queste donne, non riuscivo neanche a fargli avere un po' di cibo, perché non si riusciva a passare, i russi non facevano passare. E, ma è stato forse l'unico momento, però sono sempre stato determinato dalla mia scelta, anche a costo di, sapendo anche che potevo morire con gli animali, però in tutto il mio percorso non è la prima volta che rischio la vita, quindi sono sempre stato coerente. Anche nel 2015, quando incendiarono un rifugio, mi dissero di andare via e io rimasi, decisi di ricostruire, e anche quando i Dog Hunter minacciarono di morte, anche lì decisi di restare, mi diedero la scorta, ma anche decisi di restare e di ricostruire. Ricordiamo il numero importante del tuo rifugio, no? Si parlava prima, 400 animali, 400 animali tolti dalla strada, giusto Andrea? Sì, 430 animali di tutti i tipi, dai cavalli, di mucche, di pecore, cani, gatti, galline, tacchini, di tutto di più. Sì, tutti animali salvati da maltrattamenti, da ristoranti, da allevamenti intensivi, insomma quello che poi alla fine è diventata la mia vita, no? Quella di salvare animali, insomma, di portarli via dalle mani degli umani, e prima che finissero anche in pentola. Il momento più brutto che ricordi, qual è stato il momento più brutto? Ma momenti brutti durante i bombardamenti ce ne sono stati tanti, no? Quando vedevi passare gli aerei, il momento più brutto è stato quando io ero vicino alle stalle e passarono due MiG russi,